Ehi, ben ritrovati l'Andrelink 91 e bentornati su Pokémon Scudo DLC, le terre innevate della corona. Ragazzi, per questo episodio cattureremo ovviamente Regice, o Regice, dipende da come volete pronunciarlo. L'aiuto di un Pokémon, però ci serve l'aiuto di un Pokémon cristallo di neve volante, che ovviamente è Cryogonal. Ora, sono troppo forte per Cryogonal e per fortuna è di livello più basso, perché sennò mi avrebbe crivellato con puro gelo. Si può dire crivellato, mi avrebbe steso con puro gelo. E usiamo una Ultra Ball per catturarlo, ho fatto un po' di scorte. Dopo 12 Ultra Ball ce l'ho fatta. Di qua. Sì, di qua forse. No, qua non ci sono ancora stato, bene. Quindi deve essere per forza qui, da ste parti qua. Eccolo, ho trovato. Bene, allora proviamoci subito. Mettiamo Cryogonal al primo posto, anche se un po' malandato. Attenzione, qui c'è un albero. Whoa, oh. E beh, ci sono segreti ogni dove. Proviamo subitissimo, va. Cammina insieme a un cristallo di neve vivente, non volante. Vabbè, e comunque vola. Non è che è vivente, ma vola anche. Bene, allora mettiamo davanti Tappo, perché comunque sia, beh, è lui che sconfiggerà tutti quanti i Regi, dato che ha tutti quanti attacchi per counterarli. Tu e tu. Credo che quello al centro sia proprio l'ultimo in generale da illuminare. Qualcosa è cambiato nell'aria. Voglio provare a fare una cosa. Voglio provare ad andare con palla infuocata, ma farei uno sbaglio enorme. La musica, ragazzi, la musica. È lei. Nello scorso episodio mi sono dimenticato ad accennarlo, ma la musica è quella. Nitrocarica, dai, nitrocarica. È troppo anche nitrocarica. Mi stava venendo in mente anche un'altra cosa ora, riguardo Regirock. Ma quando ci arriverò vi dirò se era quello che pensavo. Ok, riproviamoci. Andrò con doppio calcio. Se anche doppio calcio lo killa, Velox Ball e ciao. Anzi, proviamo la Velox Ball fin dall'inizio, no? Tanto poi, comunque sia, lo userò in battaglia giusto per una lotta, per vedere che cosa combina. Poi contro Pokémon di ghiaccio, voglio dire. Di Velox Ball poi ne ho solo una, quindi se non va questa lo attacco. Ci stavo credendo. Falce cannone. Sei pazzo. E vabbè, però. Che cavolo. A sto punto vado con sdoppiatore, che non è super efficace, però è forte come tecnica. E volevo mettere Machamp, ma Machamp ha nullo difesa, quindi falce cannone mi hitta sicuro. Però io ci riprovo. Velox Ball. Prima due tick. Magari ora tre. Oppure neanche uno, certo, c'è questa eventualità. Hielorai! Dunque, Geloraggio ha fatto un dannetto discreto. Ma anche. Ma brutto colpo, ma dai! Sto Regice è una maledizione. Anche perché. Velox Ball, no? Dice è più efficace se la usi al primo turno. Però stavo anche pensando, no, alla Chic Ball con cui ho catturato Registeel. Cioè, la Chic Ball non ha nulla di particolare. Non è neanche troppo forte alla fine. Non è come una Ultra Ball. Da solo che il Pokémon è più amichevole una volta che lo catturi. Cioè. Boh. Ma sto. Cioè, no, dai, non va bene allora. C'è qualcosa che non va. O potrei levare Ben da scelta a Tappo. Come si fa a non voler bene a Regice? Dai, guardalo.
sta sulle sue puntine tutto il tempo. Sui suoi stalattiti, come li chiami? Piedi di ghiaccio? Eccola, nullo difesa, l'ho detto, l'ho chiamata. Ma non fa neanche... paralizzato per forza, perché 100% di paralisi se ti becca. Proviamo con le Ultra Ball. Iniziamo, insomma, a tentare di catturarlo. Falce cannone, per fortuna ne ha solo 5. Questa cosa mi rallegra non poco. Niente, ragazzi, non ne vuole sapere proprio. Zero totale. Aspetta, gli mando un suo parente alla lontana. Ciao fratello, che piglia? Dai, su, vieni in squadra. C'è anche tuo fratello. No, stai litigato? Vabbè, scusa. Stanno litigati. Che devo fare? Oddio, il ghiaccio potrebbe venire facile. Oddio, in teoria, nella vita vera, l'acciaio verrebbe facilmente congelato. Però la Pokémon non è la vita vera. Maledetto! Sarebbe stato bello culminare con il discorso con la cattura. No! È dovuto uscire. Sei dovuto uscire, italiano. Beh, anche è dovuto uscire, sì, certo. Se parlo di lui in terza persona, sì. Manca solo il terzo. quanto è saturato. Il suo corpo è interamente costituito da ghiaccio. Si narra che nacque sotto un massiccio strato di ghiaccio durante l'era glaciale. Ragazzi, i Pokémon giganti proprio vengono da momenti della storia del mondo incredibili. Lo mettiamo a posto di Calyrex. Dai, su. Non voglio dire, però... E ora, l'ultimo Puchiman è quello del Regirock, no? Dai la pietra che rende intramutabili, imperturbabili. Imperturbabili, no, quindi non ci va. Inscrutabili? No. Al primo Pokémon, cosa potrebbe essere? Oh, cammina insieme a un cristallo di neve vivente. Ho aperto la porta facendo uscire Cryogonal dalla Pokéball e ho incontrato Regice. Dov'è che si trova questo? In fondo al letto del gigante. Quindi quella porzione che stava sotto? Vediamo un attimino Regice in lotta e poi andremo a prendere, nel prossimo video che uscirà appunto più tardi, andremo a prendere Regirock. Pronto, mi senti? Sono io, Pioni! Come va la spedizione? Ti stai divertendo? Cosa? Hai incontrato Regice, il gigante di ghiaccio? Ottimo lavoro, caposquadra! Mi raccomando, mettici lo stesso entusiasmo anche per gli altri giganti. Lo farò. Lo farò. Ok, questo qui non è un vero e proprio puzzle, però... Insomma, dai, ci sta. Affrontiamo un Puchiman qui. Regice poi pesa poco. Pensavo pesasse più di Registeel. Che poi non conta niente, conta quanto il Pokémon sia pieno, diciamo. Perché non è che un chilo di ferro pesa più di un chilo di ghiaccio e viceversa. Pesano un chilo tutte e due. È già entrato nello spirito della squadra. Bravo Regice, bravo. Poi c'ha quegli spunzoni dietro.
Andiamo nella mappa città, torniamo al campo base a riposarci per far curare i Pokémon. E poi andremo nel prossimo episodio, che vi ricordo uscirà tra poco, tra poche ore, a prendere l'ultimo gigante, Regirock. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!